abbiamo sentito quattro dei ragazzi e poi abbiamo visto questo filmato che un po' riassume alcuni highlight di questo primo triennio e poi diciamo in realtà poi quasi tutto sull'ultimo anno. E io a questo punto inizio, Paola De Micheli è arrivata nel frattempo e sta transitando, quindi tra poco la avremo il piacere di vederla qui con noi. Intanto io inizio la mia relazione e volevo iniziarla con un minimo di storia. Il progetto iniziale di una scuola internazionale di dottorato all'Aquila, presentato per la prima volta il 3 luglio del 2009 dal Ministero dell'Economia, dove l'OCSE era stato chiamato a monitorare dei progetti in grado di rilanciare la città e il territorio colpito dal terremoto. Ci ricordiamo tutti chi era presente in quei giorni a questa riunione. L'obiettivo del progetto del GSSI era quello di contribuire insieme all'Università dell'Aquila e ai laboratori di Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare a fare dell'Aquila una moderna città europea della conoscenza. Cosa si intende con una città della conoscenza, con una knowledge driven city? Si intende una città nella quale un'importante parte del lavoro, della produzione, è direttamente o indirettamente riferibile a attività di ricerca, di formazione, di innovazione e a processi di produzione comunque che utilizzano capitale umano altamente qualificato. Questo è un punto chiave. Che l'Aquila potesse, come dire, battezzarsi come una città della conoscenza era anche confermato dagli stessi cittadini aquilani. Infatti, come espresso dall'inchiesta dell'OCSE e dalle dichiarazioni nei conti pubblici, questo veniva fuori come uno dei desiderata. L'OCSE promosse il progetto e trovò che ci fossero le precondizioni giuste qui. Precondizioni giuste vuol dire una importante università, un laboratorio di ricerca di grande reputazione internazionale, una città capitale di regione, quindi con un importante contenuto di attività appunto ad alto capitale umano e importanti tradizioni culturali. E il progetto incontrò subito il supporto della regione, del comune, dell'INFN, ma è giusto dire che una serie di attori hanno contribuito alla nostra nascita, dalle confederazioni sindacali e Confindustria che hanno finanziato poi lo studio Groningen OCSE, alle tre scuole italiane dottorali che hanno certificato il nostro percorso nel triennio sperimentale gestito dall'INFN. Sto parlando della CISA di Trieste, abbiamo qui il direttore dell'IMT di Lucca e della Sant'Anna di Pisa. Perché dei sognatori, tra cui per esempio Paola Inverardi, che oggi è rettrice dell'Università dell'Aquila, hanno pensato che una scuola di dottorato di ricerca con dei percorsi originali a livello internazionale e quindi diciamo che potesse aggiungersi all'Università dell'Aquila nell'attrarre in Abruzzo alto capitale umano potesse essere importante oggi non solo in Abruzzo ma direi in Italia e in Europa. Si potrebbe dire che una scuola di dottorato di ricerca appare come il modo più efficace di imparare ad apprendere, imparare ad imparare, come si dice, di fare ricerca e comprendere le trasformazioni in atto nella nostra economia e nella nostra società. Questo da un lato diciamo, si inserisce tra le priorità della comunità europea, dall'altro, come sapete, è noto, si dice, no? Fra 10 anni non ci saranno più gli stessi lavori di oggi, allora bisogna prepararsi a una trasformazione epocale. La formazione di capitale umano qualificato è una condizione essenziale per prepararsi a questa trasformazione e anzi considerarla un'opportunità di nuovo sviluppo. Voglio diciamo, citare un'altra così, motivazione per cui è importante avere una scuola di dottorato di ricerca, cioè una scuola di formazione di alto livello. Ecco Paola che arriva tra di noi. Ciao. Stavo raccontando perché è importante avere una scuola di dottorato di ricerca e voglio usare le parole di Maria Sklodowska-Curie. Metto questa trasparenza perché in questi giorni cade il 150° anniversario della nascita
di Madame Curie, come poi è nota, il 7 novembre era nata, quindi veramente una settimana fa, diciamo di 150 anni fa. Beh, ci sono delle parole che secondo me sono bellissime e che ringrazio anzi il capo dipartimento Mancini, perché le ha usate lui anche recentemente. Qual è l'interesse della società? Si chiede Maria Curie. Non deve forse favorire lo sboccio delle vocazioni scientifiche? È dunque tanto ricca la società da poter sacrificare quelle che le si offrono? Credo piuttosto che l'insieme di attitudini richieste da una vera vocazione scientifica sia una cosa infinitamente preziosa e delicata, un tesoro raro che è criminoso e assurdo lasciar perdere e sul quale bisogna vegliare con sollecitudine per offrirgli tutte le possibilità di rivelarsi. Ecco, sono parole molto belle per esprimere, secondo me, la politica della ricerca e della formazione. Beh, al GSSI quello che facciamo è scoprire i segreti dell'universo andando in sotterraneo, incredibile, che per capire come funzionano le stelle, come funziona il nostro sole, poteva andare giù sotto, perché è lì che solo lì si possono vedere i neutrini. I nostri studenti fisici partecipano, studenti ricercatori, alla scoperta delle onde gravitazionali, per esempio. Contemporaneamente si divertono come bambini con le equazioni matematiche, anche equazioni nuove, abbiamo sentito prima le equazioni dei vortici. Al tempo stesso seguono quello che sarà l'evoluzione nella computer science. Avremo migliaia di dispositivi collegati tra di loro e collegati a tutta la nuova realtà che ci circonda. È veramente un cambiamento epocale da studiare. E poi, come dire, andiamo nelle aree interne, a fare esperienze in quei territori, un territorio in cui c'è tanto saper fare, c'è bisogno di un presidio di quel territorio dove invece la gente va via, ed è un grande peccato perché sono territori splendidi in cui ci sono le nostre radici. Bene, tutto questo per dire che occorre senz'altro una università dottorale, ce lo dice Marie Curie, ce lo dice l'Europa, no? Ma, come si dice, abbiamo un'università europea, ecco, ho preso dalla CRUI, dal suo presidente, alcune slide, perché è una domanda che ci dobbiamo porre anche noi ragionando sull'istituzione universitaria. L'Italia è ottava al mondo per numero di pubblicazioni scientifiche, più di 1.200.000 pubblicazioni complessive nel periodo 96-2014, ma in Italia sono stati pubblicati 3,5 articoli ogni milione di dollari investiti in ricerca. Questa è la terza performance al mondo, cioè la produzione scientifica però normalizzata con l'investimento che si fa. E terza al mondo è solo dietro agli USA e a Canada e agli Stati Uniti, davanti agli americani, scusate, dietro solo a Canada Regno Unito. Il circuito italiano, pur essendo appena il 6,8% del totale dei ricercatori dell'Unione Europea, riescono ad attrarre l'8% del finanziamento europeo. Quindi, diciamo, sono dati che ci fanno dire come l'università italiana è europea, può essere europea, può essere competitiva. D'altronde, non è europea nel contributo dei giovani, è troppo vecchia ed è poco attrattiva. C'è un sensibile innalzamento dell'età media dei docenti universitari, oggi pari a 56 anni per gli ordinari, 52 per gli associati, 51 per il ricercatore a tempo determinato e 44 per il ricercatore a tempo determinato. Il numero complessivo dei docenti under 40 risulta dimezzato rispetto al 2008. Sta invecchiando l'università italiana. L'accesso al ruolo universitario è molto limitato, è molto ritardato. I salari non sono competitivi rispetto a quello degli altri paesi, all'estero vengono offerti stipendi più elevati e migliori opportunità di carriera. È difficile fermare la fuga dei cervelli in queste condizioni. Abbiamo pochi studenti di dottorato, abbiamo un terzo degli studenti di dottorato dei tedeschi e si stanno ulteriormente riducendo, meno del 25% dal 2008. C'è bisogno di un'altra scuola di dottorato, più di una, anzi. E non è europea neanche nella dimensione internazionale, sono pochi studenti e docenti stranieri. Cioè non riusciamo ad avere una scuola di dottorato internazionale, è difficile averla. Nel 2015-16 i corsi impartiti interamente in inglese sono stati il 5,6% del totale. Cioè c'è un trend qui a cui bisogna stare molto attenti. Gli iscritti stranieri sono solo il 4%, è un quarto di quelli della Francia, un terzo di quelli della Germania.
ci sono solo 99 docenti ordinari stranieri e 198 associati che vengono dall'estero, pare al 1% dei professori di ruolo, quasi tutti per chiamata diretta, meno male che c'è il meccanismo della chiamata diretta, anzi. In 10 anni solo 32 vincitori di ERC, il grant diciamo più importante, non italiani, hanno scelto il nostro paese per svolgere i loro progetti scientifici. A fronte di questo invece 300 italiani hanno vinto questi grant e sono andati all'estero. Beh, tutto questo ovviamente ci deve far pensare, è qualcosa di grande a cui cercare di porsi, invertire questo trend. Non è un'istituzione universitaria nuova che nasce, il dottorato di civiltà nazionale, che può frenare tutto questo, però certamente è un segno importante. È un segno importante e la Sassons Institute, che è nato diciamo su impulso dello sviluppo necessario per rilanciare il territorio dopo terremoto, si propone di l'eccellenza naturalmente nella ricerca e nell'alta formazione attraverso quattro aree di ricerca che sono l'astrophysics, physics, la matematica applicata, la computer science e l'urban studies e regional science. C'è l'altro goal, l'altro obiettivo, che è quello di contribuire alla ricostruzione dell'Aquila, una sessione culturale, scientifica, economica. E per questo abbiamo creato un centro di Urban Informatics and Modeling, che è proprio fatto per avere progetti trasversali interdisciplinari dedicati alla città. La struttura della nostra scuola di dottorato è quella di varie altre, e cioè ci sono i soliti organi, io ricopro la carica del rettore, i coordinatori sono Rissani, Marcati, Flamini e Faggian, c'è un comitato scientifico di altissimo livello e ci onoriamo di avere con noi oggi a festeggiare il premio Nobel Barry Barish. Dirò poi qualcosa sull'amministrazione, invece adesso fatemi parlare un po' del cuore di una scuola di dottorato, cioè gli studenti. Gli studenti, queste sono le iscrizioni che abbiamo avuto negli ultimi anni. Come vedete già eravamo molto sorpresi favorevolmente dei più di 550 studenti del primo anno, ma veramente siamo andati in incremento in maniera, vorrei dire, quasi imbarazzante, nel senso che si crea un'aspettativa per cui noi stessi dobbiamo lavorare per cercare di non deluderla, l'aspettativa di questi giovani che vogliono venire a formarsi al Gran Sasso Science Institute. Questa è la divisione per aree di ricerca, come vedete negli anni questo è l'andamento e questo invece è l'andamento in base alla provenienza geografica. La parte del Leone negli ultimi anni la fanno la parte asiatica e africana, ma noi siamo inclusivi, come dirò poi, quindi siamo molto contenti anche di questo. Questi sono i numeri, se volete, questo è il numero complessivo, 1486 domande, che è il nostro record appena raggiunto. Come selezioniamo gli studenti? Questo è molto importante perché bisogna capire che una scuola di dottorato è in Italia. In Italia abbiamo una formazione molto buona degli studenti che si laureano, è dimostrato dal fatto che poi vengono presi molto volentieri quando vanno fuori. Allora, anche qui, visto che diciamo, dedico questa presentazione a Maria Sklodowska-Curie, fatemi anche fare questa citazione, no? Lei dice, vi ricordo che Marie Curie è stata la prima donna a prendere il premio Nobel, è stata la prima persona in assoluto a avere due premi Nobel, uno in fisica e uno in chimica. Li ha presi in Francia. Li ha presi in Francia perché dopo aver studiato a Parigi, lei voleva tornare in Polonia, ma a Cracovia, dove voleva andare, non accettavano studenti di dottorato donne. Stiamo parlando dei primi del Novecento, stiamo parlando di tre secoli fa. Poi voleva fare un seminario sulle sue scoperte alla Royal Society di Londra e non poteva, perché era proibito a una donna fare un seminario in una istituzione inglese. Sono cose che oggi vediamo come con sorpresa, no? Questo non fa che accrescere, secondo me, la nostra stima in questa donna eccezionale. Lei dice, era tutta centrata, scusate, nei miei studi e avevo delle difficoltà all'inizio, infatti io non ero sufficientemente preparata per seguire i corsi di fisica alla Sorbona, perché nonostante i miei sforzi, io non avevo avuto in Polonia una preparazione completa come quella degli studenti francesi, e questo è un talento eccezionale. Lei diceva che non aveva avuto in Polonia
quella possibilità. Allora, cosa vuol dire? Quando uno vuole, diciamo, essere veramente inclusivo e avere la diversità come un valore, deve vedere nello studente che applica e a cui si fa l'intervista, non deve fare la fotografia, quello che sai oggi, ma deve cercare di capire che c'è il talento dietro quello che sa. Magari non è preparato come un italiano, perché in nostra scuola alla fine c'è un'omogeneità, una buona preparazione. Se facessimo delle fotografie di quello che sanno, con un quiz, con risposte, prenderemmo tutti italiani probabilmente, prenderemo pochissimi stranieri. Invece va capito che quella persona, può essere il pakistano, può essere il colombiano, può essere di qualsiasi nazionalità, ma va capito che quello non ha avuto la possibilità di avere una promozione completa come l'avrebbe potuto avere in Italia, ma va cercato di capire il talento che c'è dietro quella preparazione che ha avuto. Ecco, questo secondo me è quello che ci insegna questa frase di Marie Curie. Vabbè, la provenienza dei nostri studenti sono dalle migliori università, questi sono quelli selezionati, sono circa metà sono stranieri, non so se leggete, ma ci sono le migliori istituzioni internazionali. Questo è il paese di origine, quelli rossi sono quelli più rappresentati, quelli di blu scuro sono quelli meno rappresentati, quelli verdi intermedi. Diciamo che vengono gli studenti da tutto il mondo sicuramente. Il numero di studenti rispetto al numero di professori, che è un dato interessante, che ho utilizzato una tabella del Politecnico di Milano che non conteneva il CSSI, ce l'ho messo io il CSSI, ma come vedete istituzioni prestigiose hanno molti dottorati e non tanti professori, perché una istituzione di dottorato, diciamo, è un'istituzione che fa soprattutto ricerca, il professore è a tempo pieno praticamente sulla ricerca, quindi il numero di dottori che deve avere intorno è un numero sano, secondo me, questo che abbiamo noi, più o meno 3 è quello a cui stiamo tendendo. Naturalmente abbiamo anche sul tema dottorati i fondi esterni, avete visto il breve filmato che abbiamo visto, ci ha finanziato una borsa dottorato su come le radici delle piante comunicano. È incredibile che in una foresta, se arriva un parassita su un albero, l'altro albero all'estremo della foresta lo sa. E se c'erano sostanze che mandano via quel parassita. Questo come avviene questa comunicazione? Avviene attraverso le radici delle piante che comunicano attraverso i segnali chimici, elettromagnetici, attraverso i funghi e costituiscono una sorta di rete neurale, una cosa interessantissima che secondo me mette un po' in difficoltà i vegani, no, da questo punto di vista, perché alla fine si vede come il sistema vivente reagisce e come se fosse una. Com'è, cioè, il sistema vivente? Abbiamo anche ovviamente avuto l'attenzione del Forum Prosetti su una borsa di dottorato sulla resilienza dopo il terremoto. Questi sono gli studenti della prima tornata, diciamo così. Mi piace dire che questi che si sono usciti, che si sono dottorati, hanno praticamente tutti una posizione di postdoc, di ricercatore già trovata. Siamo intorno al 90% delle prime tornate che si sono dottorate. Per quanto riguarda i postdoc, cioè quelle persone che hanno già fatto il dottorato e che si affacciano a diventare, che sono già dei ricercatori in effetti, anche qua abbiamo avuto 3 tornate e questi sono i numeri, le borse erano 12 o 16 al massimo in ogni anno, come vedete anche qua abbiamo potuto selezionare un numero di veri talenti, perché in base al numero potete capire come abbiamo potuto scegliere veramente il meglio, e questa è la provenienza geografica. Ecco, sui postdoc, cioè sulle persone più mature, la frazione Asia-Africa diminuisce notevolmente. Questa è un po' la situazione, il numero di domande è stato nell'ultima tornata 652 e questa è la distribuzione. 652 per 12 borse, per 12 posizioni di postdoc, scusate. Vediamo i professori. Sarebbe lunga, siamo in fase di reclutamento e stiamo secondo me scegliendo il meglio, stiamo andando anche con cautela proprio perché non vogliamo metterci dentro chiunque voglia venire, ma vogliamo capire il suo diciamo la sua funzionalità all'interno
della struttura. Vedete la fisica un pochino più avanti delle altre aree, gli asterischi sono delle posizioni aperte, quindi che tra poco verranno riempite, e vedete come comunque stiamo avendo persone, stiamo popolando di persone. Tutte queste posizioni sono posizioni a tempo indeterminato, quindi sono le posizioni che faranno il GSSI del futuro. In particolare dall'estero abbiamo richiamato persone che probabilmente non pensavano neanche di tornare in Italia e invece hanno trovato nel GSSI una motivazione per tornare. Sto parlando di Alessandra Fagian, ordinario alla Ohio State University, di Luca Aceto, ordinario all'Università di Reykjavik, e di Cristiano Calpiati, ordinario all'Università di Princeton. Tutti questi, diciamo così, faranno parte del nostro futuro. Ai ricercatori non ho il tempo per mostrarvi tutti, diciamo, uso come donna copertina la Marica Franchesi, perché spero che a tutti l'abbiate vista in Mondovisione da Washington quando è stata annunciata la prima onda gravitazionale con tanta luce insieme, l'evento delle due stelle di neutroni che ha fatto epoca. Appunto, lei è la coordinatrice di questa analisi ed è una nostra ricercatrice. Bene, possiamo parlare già dopo 3-4 anni di vita vera del GSSI di DNA. Qual è il nostro DNA? Il nostro DNA è un po' come, no, le quattro: adenina, timina, guanina, citosina, come sapete. Io direi il carattere internazionale, questo fa parte fin dall'inizio del nostro DNA, e il fatto che metà dei ricercatori, dei postdoc, degli studenti sia straniero è quindi logico. Il fatto di essere interdisciplinari, di avere contaminazioni, di non avere partite stagne fra settori, è anche una cosa che per il futuro è inevitabile se si vuole sopravvivere. I dati come un bene pubblico, cioè la trasparenza di tutti i dati che vengono raccolti, possono essere dati sulla ricostruzione, possono essere i dati delle polveri sottili nell'atmosfera, possono essere i dati qualsiasi. Secondo noi, diciamo, una delle nostre tematiche che fa parte del nostro DNA è questa, e l'altra è che la diversità è un valore. Tutti i nostri dottorati sono certificati come internazionali innovativi. Abbiamo avuto solo nell'ultimo anno 12 accordi internazionali con altre istituzioni, e tutte le lezioni al GSSI sono in inglese e gli edifici sono aperti 24 ore su 24. Sull'internazionalità abbiamo avuto l'attenzione di un rapporto Erawatch sull'Italia molto severo con il nostro paese, che cita come una cosa rara, positiva, invece, l'esistenza del Gran Sasso Science Institute e la sua sinergia con una grossa infrastruttura di ricerca. Vabbè, diciamo, il fatto che siamo una porta che dall'Aquila porta in tutto il mondo è quello che vogliamo che ci caratterizzi. Siamo stati anche insigniti della Erasmus Charter for Higher Education, che ci consentirà di applicare a tutti i programmi di mobilità dell'Unione Europea. Sull'interdisciplinarità fatemi mostrare questo grafico che mostra nel corso degli anni il numero di studenti di dottorato di ricerca, che come vedete va sempre più su. Questo è gli Stati Uniti come bacino, e questo invece, guardiamo solamente le curve continue, è il numero di posizioni che si aprono nell'università, posizioni di professore. Cioè, come vedete, negli anni 80 quasi tutte le posizioni universitarie potevano essere coperte da dottori di ricerca, piccoli professori crescevano. Adesso invece non è più così. Cioè, tutti questi dottorati non possono andare a vedere, il numero di posizioni che si aprono è quasi costante, è molto, diciamo, molto poco promettente, questa curva si bizzarrisca e va da sola. Dove vanno a finire tutti questi dottorandi? Non vanno più a finire nell'università, vanno a finire nella società. Quindi anche la preparazione che devono avere non può più essere quella del piccolo professore che poi andrà a fare ricerca e insegnamento in un'altra università, ma deve essere quella della persona che va nella società a chissà fare cosa, fare un imprenditore, andare in un centro internazionale. Sull'interdisciplinarità abbiamo creato questo centro per Urban Informatics and Modeling, appunto, che ha al suo interno varie attività trasversali a cui devono collaborare competenze di fisica, di statistica, di matematica, di computer science naturalmente, e anche di economia.
Su questo, diciamo, ne sentiremo parlare più in là, ma abbiamo tutta una serie di programmi. Il primo che abbiamo già realizzato è quello del sito Open Data di istruzione, una piattaforma web che permette la consultazione per singolo intervento di tutte le risorse impiegate nel dopo terremoto. Ecco, mi fa piacere dire che grazie a questo sito, che è consultabile, che è consultato da tantissime persone, si può fare una ricerca persino georeferenziata, si può andare a Torino a vedere il palazzo, quali sono i progettisti, quanto è stato i fondi impiegati. So che per dirimere certe controversie a livello anche giuridico nei tribunali viene usato il nostro sito, questa diciamo così è una grande soddisfazione. Ecco, parliamo della diversità. È questo quello che vogliamo fare? È così che vogliamo formare i nostri studenti? Cioè noi immaginiamo quelli, i nostri dottorandi che escono tanti piccoli Einstein? Non è così che funziona. Questo è un dato risultato empirico. Invece funziona così. Queste sono esempi di fotografie, di collaborazioni internazionali che hanno raggiunto risultati straordinari. Queste prime foto sono di collaborazioni Live, Virgo, che hanno scoperto, misurato le onde gravitazionali, una cosa difficilissima, me lo dico da solo visto che partecipo a queste ricerche. Questa invece è la collaborazione Atlas che ha scoperto il bosone di Higgs. Se voi andate a vedere i visi di queste fotografie, voi trovate tutte le nazionalità, tutte le culture, tutte le provenienze. Questo non è che i gruppi di ricerca lo fanno per buonismo. Adesso ma ci manca l'asiatico, ma ci manca l'africano, non è così. Questo è il frutto di una selezione sul merito. Allora il fatto che la conseguenza di una selezione sul merito e solo sul merito sia, dia come risultato una collaborazione così variegata, vuol dire che la diversità è un valore. Mi piace dirlo in un momento storico in cui viene vissuta come una difficoltà, non come un problema. La scienza non è così. Ci sono vari progetti di ricerca che ci hanno interessato, ora vado veloce perché diciamo, non voglio prendere più tempo. Il progetto Graviton è molto importante, dice Michele Conturo, che è stato il capo e che ci ha consentito di avere 4 dottorati internazionali finanziati. Ci sono poi programmi di matematica, il programma Aree Interne, su cui potrei molto soffermarmi, è bellissimo questo programma Aree Interne. Lo sa bene Paola, ci piace moltissimo, qui c'è anche Fabrizio qui poi, quindi veramente diciamo, potremmo fare una session solamente su quello. Poi ci sono altre proposte che coinvolgono la Thales Cyberspace, con cui siamo in progetto per fare delle cose straordinarie, potenzialmente straordinarie. E su questo naturalmente non mi dilungo più di tanto, ma sono delle cose che riguardano sia la scienza sia lo studio dei terremoti. E sono cose tutte innovative. Facciamo parte insieme alle altre scuole superiori di job fair, come si dice, incontri tra aziende e i nostri dottorandi per trovare, come dire, prospettive ai nostri dottorandi, ma anche interessi delle aziende sul personale molto qualificato. Abbiamo un premio che si sta imponendo all'attenzione nazionale, non solo, che è il premio Asimov, è un premio di divulgazione scientifica molto interessante perché viene diffuso nelle scuole capillarmente, ma gli studenti non si devono limitare a votare il libro che più gli è piaciuto, ma fanno una recensione su quel libro, quindi lo devono leggere sul serio, e vengono premiate le migliori recensioni dei ragazzi. Ecco, l'interesse per questo premio è esploso dall'Abruzzo, ha ricordato adesso anche le Puglie, la Sardegna, le Marche, è diventato un premio veramente nazionale. Termino naturalmente con Sharper, la notte dei ricercatori, che vede all'Aquila ogni anno 20.000, 30.000 persone scendere in piazza, e su questo, diciamo, ci torno alla trasparenza finale. Abbiamo costituito la GSSI Alumni Association, che è una cosa che abbiamo appena formata, perché abbiamo appena dottorato le prime persone, ma secondo me queste relazioni sono indispensabili per il futuro della GSSI. L'amministrazione, io sono debitore all'amministrazione del GSSI perché sono persone dedicate che stanno lavorando veramente senza sosta, siamo pochi e quindi questo è in questo momento un problema, aspettiamo come il pane, la legge Madia e poi tutto quello che ne consegue per poter fare altri concorsi robustifici. Bene, questo è il nostro edificio, questa è una cartolina del 1939, guardate per chi conosce
il nostro edificio, la villa comunale, è identico praticamente, a parte la villa messa qui sotto. Questo è un altro edificio storico, se vogliamo, e mi corre l'obbligo a questo punto, alla fine del mio intervento, di dire che è diventato, a partire dal 1 novembre, lo studentato del GSSI. Cioè, i nuovi studenti che arrivano all'Aquila hanno una stanza nell'ex Grandhotel, chiamiamolo ancora Grandhotel, che naturalmente, come sapete, dà sulla villa comunale. Questa è la nuova sede del rottorato, approfitto per dire che finita questa cerimonia ci sarà un pullman che porta chi vuole andare a piedi o vuole avere le sue macchine come vuole, ma ci sarà un pullman che può portare tutti quanti a questa inaugurazione che si terrà appunto nella villa comunale. Questa è la piazza della Villa Comunale cosiddetta, questo è il nostro attuale edificio, questo è quello nuovo, questo è lo studentato, quindi veramente oggi nasce un campus alla villa comunale. E quindi, diciamo, grazie anche alla mensa del Consiglio regionale, ti ringrazio perché è veramente stato molto importante tutto questo per noi. La vita al GSSI, cioè la vita che vedete ordinaria, la rendono secondo me molto, molto interessante ed eccitante. Naturalmente, poiché Marie Curie, ho cominciato con Marie Curie, vorrei terminare con questa frase che mi dice: non potete sperare di costruire un mondo migliore senza migliorare gli individui. Ecco, a questo fine ognuno deve lavorare nel suo proprio. E in fondo la cosa veramente importante è che ognuno faccia quello che senta può essere più utile per gli altri. E termino con questa frase di una mamma aquilana che ha vissuto la notte dei ricercatori dell'Aquila. È una piccola cosa, no, voglio dire, però la trovo molto bella, perché in una frase ingenua così dice tante cose anche sull'esistenza valida della ricerca. Termina con i visi sorridenti dei nostri primi studenti di tutta l'anno. Grazie.